Vogliamo risposte, non talk show. È quello che scrivono le RSU dello stabilimento ex Ilva di Novi Ligure ad Alberto Cirio e i gruppi consiliari della Regione Piemonte in una lunga lettera aperta, nella quale vengono evidenziate le tante problematiche occupazionali e strutturali che la fabbrica sta affrontando ormai da tempo e che, a loro dire, sembrano non interessare completamente alle istituzioni. Nel frattempo la cassa integrazione Covid è stata prorogata nelle scorse ore fino al 14 novembre, alle stesse condizioni dell'accordo precedente che prevede la presenza fissa di 430 operai spalmati sui vari reparti, scelti a rotazione tra i 656 dipendenti totali. I lavoratori sono stati finora molto pazienti, ma ancora non si vedono soluzioni che possano dare loro tranquillità o prospettive, si legge ancora nel documento. Le produzioni a Novi sono per il 40% automotive e per il 60% su fusti, elettrodomestici, accessori, motori, rivestimenti, guardrail e pannelli. La crisi dell'automotive ha azzerato quelle produzioni, mentre sulle altre si viaggia a meno della metà della capacità produttiva. La ripresa del comparto sarebbe quindi fondamentale per una realtà locale che lamenta anche l'assenza di investimenti da parte del gruppo ArcelorMittal, che, a detta dei delegati RSU, non ha investito un centesimo sull'ordinario da quando è subentrato. Intanto il segretario provinciale FIOM CGIL Anna Poggio fa sapere che la vera partita si giocherà a Roma tra governo e vertici aziendali, una trattativa sulla quale al momento tutto tace. L'invito nei confronti di Cirio è quello di essere più partecipe al fianco dei dipendenti, fanno ancora sapere FIM, FIOM e UILM. Il Piemonte, così come Liguria e Puglia, si schieri al fianco dei lavoratori nel difendere il sito e l'occupazione nella nostra regione. Sia presente alla partecipazione pubblica che si sta varando e dia il proprio contributo affinché si raggiunga al più presto un accordo tra governo e azienda o che si trovi una soluzione per tutto il gruppo che dia anche a Novi una prospettiva futura.